Intanto prendo la misura, qui devo scorciarla un po', chiaramente un amo scorrevole. Allora, introduco l'amo nella parte superiore della testa, l'amo 55-88, che è un amo nuovo, glielo incastro praticamente all'interno. Poi l'altro amo scorrevole e il libro sulla lenza, chiaramente ho fatto anche la misura della lunghezza della seppia prima, e gli vado a prendere l'osso. Infatti occorre utilizzare degli ami piuttosto grandi. Ecco, questo è l'innesco corretto. Quest'amo deve rimanere in questa posizione, perché quando il dentice o la cernia afferrano, l'amo è totalmente scoperto e praticamente ferra immediatamente il pesce.